Bella a tutti ragazzi, io sono Alvea e benvenuti nel mio canale. Oggi porterò i boys della Stream House a giocare a paddle. Loro non lo sanno, oggi adesso li chiamo, li faccio preparare tutti quanti. Non sanno nulla. Non so se conoscete il paddle ragazzi, è uno sport bellissimo che sta andando tantissimo ultimamente e nessuno di noi è capace a giocare. Andiamo bene. Quindi io sono più che certo che già come arriveremo lì partiranno racchette, palle dappertutto. Adesso faccio preparare tutti quanti i ragazzi che stanno dormendo. Bene, Stream House, vi state preparando? No, non lo sapete dove andiamo, non lo sapete. Però, ma per sicurezza io mi sono portato la maglietta mia portafortuna. Wow! La maglia del Marocco. Oh yes! Perché so che sicuramente sarà qualche sfida, capito? Mi sono già vestito tutto sportivo. Però, vedi? Hai visto come sono bello veloce? Non c'entra niente il pugilato, non c'entra niente il pugilato. Sono curioso di vedere Alviac Atletico. Tu sei vestito molto atletico. Veline! Allora, ci siete o no? Veline cosa? La carta velina o le veline? No, voi siete... Oggi dovete farci da veline. Va bene ragazzi, ora saliamo sulla nostra meravigliosa Tesla. Perché come avete visto nel video precedente abbiamo regalato la Tesla alla Stream House. Ah, faccio c'è una sfida in corso. Attenzione. Per chi si pari dispari perché... What did he say? Per chi si siederà davanti? Sasso, carta, forbici. Ma non vale, c'è da fare di nuovo. C'è la porta aperta! Dove vai avanti con la porta aperta? Fermo! Dai, coraggio, fatela, fatela! Fate la sfida voi! No! Va bene ragazzi, quindi ci vediamo tra poco, sarà una sorpresa anche per voi, non è vero, voi lo sapete già, loro no, guardate come sono tesi, gliene frega proprio tanto a tutti quanti. Ci vediamo dopo ragazzi. Ok ragazzi, siamo arrivati nel posto, loro ancora non si aspettano cosa sia perché li ho fatti parcheggiare qua davanti, guardateli e si immagino. Ma ragazzi, io vi ho portato da Cannavacciuolo. Adios. Quindi, ora, popolo della Stream House, mi dovete seguire. Allora ragazzi, le squadre sono io e Poggo contro Ussa e Tech e contro Kat e Shelly. Avete capito? Tutto chiaro? Sì. Si comincia, Zitto, non mi far male, non mi far male, non mi fate male. Ragazzi, perché c'ha 40 anni, ma dove vuol giocare a paddle? Anche se lo sport dei vecchi in questo momento. Ma questo vale come... Sei in ballo su lui! Ma va a cagare! Il mio papà! State tutte tre mosse! Non ti fai che vada insieme lui! Ok, c'è! Oh, Marco! Ricordi che sei con noi in squadra! Non conosci gli sfondi. Vincenti restano. Ok. Hai detto staremo qui per un bel po' veramente. Ai, te qua mi sa che ti fai male, fra. Go! Oh!
Quindi siamo 15 pari, eh? 30-15! Ha detto che non funziona la racchetta. Adesso dovete battere voi. Posso dire una cosa, deve beccare la pallina, non le zanzare. È lì. Abbiamo la signorina Kat pronta a lanciare. Vai, di qua devi lanciare, eh. Va bene. La direzione era giusta. Rifai, c'è un altro tentativo. Cosa sta succedendo? Cos'è che stavi cercando? Io in palestra a scuola avevo sempre la giustificazione, non ho mai fatto queste cose. Gli avversari stanno cercando di stancarci psicologicamente, sì, ma non sì. Funziona. Si cambia campo. Andiamo bambine! Ora! Oddio! Oh, gioca la baseball. Pensano che sia caccia le zanzare. No, era giusto. Non si capisce più niente! Kat, stavi raccogliendo l'euro? T'abbiamo visto raccoglierlo. Perché bisogna precisare. Io non... Oh, guarda come tiene la racchetta. Guarda loro che giocano! Attenzione! Oh, buona! Oh! Oh, cacchio! Punto! Oh, hai fatto punta, amore! Attenzione! Una padella! C'è Shelly! Anche qua c'è un sasso carta forbice, attenzione! Sasso carta forbici! Ha vinto tu! Mi spiace! Batte lui! Abbiamo un poco selvatico! Sì. Oh! Punto di là, zio! 30-15! Oh Paco, perché stai giocando così bene? Ma che ti prendo a scarpate io, eh? Cioè contro di me non ha preso una palla, sta giocando benissimo. È finita, abbiamo lo scontro finale. Piccola intervista ai vincitori, cosa ha da dire riguardo questa vittoria? Ti piace vincere facile? Possi, pa pa pa. Raga, io riso e basta. Guarda che... Piccola intervista, cosa ha da dire riguardo questa sconfitta? Guarda, non è proprio il momento. Stavo laggando. Dobbiamo sentire la reaction del nostro vecchio. Come sta il tuo team? Io ho battuto sempre tutto il tempo su di lei apposta, ragazzi. Sì, ma tu te ne approfitti solo perché stavo laggando, non è perché... Tanti si pettinava, era lì che faceva così con la racchetta. Io? Tieni. Amore, è una battuta. Tieni. Tu non puoi pettinarti, sì. È una battuta.